Siamo alla Biblioteca Antoniana, dove oggi si terrà un incontro culturale dedicato alla rassegna d'Ischia. Siamo con Nunzia Matterasena, presidente del Garden Club. Come nasce questa iniziativa? Allora, questa iniziativa nasce anche su spinta di Paola Morgera per omaggiare una rivista che in questi quasi 50 anni è stata importantissima per l'isola, bimestrale, che parla di cultura, parla di tutto e di cui non molti sono a conoscenza. È un'opera importantissima perché spazia fra sport, cultura, ambiente, tutto. E quindi è una rivista completa. Allora ci faceva piacere oggi omaggiarla, e proprio per fare un omaggio e per diffonderla e per dirlo a quelli che non la conoscono che è bimestrale e di andarla a prendere, perché ci sono degli articoli interessantissimi. Lei interverrà con un suo contributo. Sì. Un rapido contributo, perché il relatore principale è il dottor Valentino. Io farò un breve excursus su alcuni gruppi di articoli che hanno una certa omogeneità, concentrandomi soprattutto su quelli che mi hanno interessato di più perché di argomento botanico. Io ho conosciuto la rivista proprio perché avevo necessità di approfondire alcuni aspetti, perché sono socia del Garden Club, e quindi, siccome l'ho scoperta da una decina di anni, aspetto la scadenza del bimestre per andarla a comprare subito. Sono un professore di filosofia, anche se in pensione, quindi ho letto da sempre questa rassegna sin da giovanissima, e ritenevo uno strumento efficacissimo per tanti motivi, perché uno era quello che ospitava personalità della cultura che erano un po' sconosciuti forse alla società ischitana. Mi piace anche raccontare un piccolo personale mio ricordo, perché sia stato tradotto in una pubblicazione proprio sulla rassegna, che parla dei pescatori d'Ischia. In un convegno sul verismo italiano io scrissi una relazione, quasi un soggetto cinematografico, che parlava di una dei pescatori d'Ischia, di una famiglia che conoscevo e che ebbe tanto successo, tant'è che in una ripresa televisiva che non era sicuramente italiana venne citato. La rassegna d'Ischia svolge un ruolo culturale di primaria importanza non oggi ma da ben 45 anni, perché è la creatura di Raffaele Castagna, il quale ha dedicato una vita a questa missione, perché la sua è una vera e propria missione, di trasmettere la storia dell'isola d'Ischia alle future generazioni.